un compito istituzionale pagato uno stipendio da fame. Ma come da fame? Ma sono 13.000 euro al mese, altro che fame. Non è fame, 13.000 euro al mese, è fattuale. No. 13.000 euro è la fame. Ma che fame? Siamo trattati da clochard. Ma no, non si permetta, no. Infatti per coerenza le riunioni le dovremmo farle in mezzo alla strada sui cartoni. Perché con 13.000 euro al mese di reddito a Milano con ceto sociale risulti piccione del Duomo. Allora, la vita è un po' cara, ma no, 13.000 euro sono... Ma no, 13.000 euro sono per lei che vive a Torino, che la vita costa un cazzo, ma a Milano... Ma ho capito, ma costerà si affittano tanto... a 1.000 euro case così piccole che si misurano con le taglie. Il problema è che il maschio aveva ormai solo la soddisfazione di dare il cognome. Ma quando sì. Verrà fuori una generazione di ignoranti analfabeti che a 18 anni invece di lavorare passeranno il tempo a scegliere quale cognome tenere. Ma no, ovviamente sceglieranno quello della madre perché il maschio deve estinguersi. Le donne ormai ci hanno annichilito. Il progetto di distruzione del maschio è una realtà e raggiunge il suo picco quando in casa c'è anche la suocera. Infatti è questo il motivo per cui uno si fa prete. Ma lo voglio vedere il Santo Padre quando anche lui verrà scalzato da una papessa che trasformerà la Chiesa dicendo la Vaticana, Piazza San Pietro, la Paradisa. Questo è puro onanismo mentale dei giudici comunisti boldriniani che non avendo una vita propria si occupano di rinominare i gradi di parentela quando non sono impegnati a sbattersi il martello sul coglione 1 o coglione 2. Ma senza le parole madre, padre, a messa cosa dovremmo dire? Genitore uno che sei nei cieli. Perché sono turbato dal fatto di 8 miliardi di persone sulla Terra. È un dato quanto, visto che 1,5 miliardi sono cinesi, 1,5 miliardi indiani, 1,5 miliardi africani, se ne deduce che il mondo, a parte noi di Bergamo, è invaso da 8 miliardi di extra. Quando sei giovane non è neanche colpa tua. Ma se sei come sei, infatti, io al gabbio ci manderei i genitori. Idiota 1 e idiota 2. No. Perché le madri di oggi sono la prima causa di devianza? I figli la sera escono senza dire dove vanno e questi escono e magari vanno a fare la guerra fra gang con la mamma compiacente che invece di fermare il figlio gli dice: fa freddo amore, mettiti il tirapugni di lana. Chi vuole rigore? Le cinghiate dei genitori a casa, le sane bacchettate della prof a scuola che tra l'altro ti avviano alle manganellate all'università. Io sono l'antigreto, ho delle soluzioni tipo moltiplicare a dismisura gli allevamenti intensivi di vacche che scorreggiando metano imbacuccano l'Italia di CO2, manco fosse una termocoperta. Dobbiamo istituire l'allevamento intensivo di quartiere fanculo i vegani che remano contro. Dobbiamo obbligarli a mangiare da McDonald's un cheeseburger fatto da due burger con in mezzo un hamburger e sopra la salsa di burger. Dobbiamo ingozzarci tutti di insaccati al punto che anche ai matrimoni al posto di quel cazzo di riso agli sposi gli lanci dei ciccioli e dei dadi di mortadella. Era moglie, era madre, e sulle corna chiudeva un occhio. Ma no, faceva le usava per stenderci il filo per la biancheria. Oggi invece la donna vuole lavorare, vuole essere indipendente, fa la femminista. L'utero è mio. Mica voglio tenerlo, mi serve giusto quei 10-15 secondi, poi te lo rendo. Anche la von der Leyen, che fa tanto l'emancipata, se dovesse dividersi dal marito, di sicuro gli chiederebbe come mantenimento il PIL del Belgio. Con Fontana i ruoli torneranno ad essere netti e distinti. L'uomo porta i pantaloni e la donna li stira. L'uomo dice: stasera ti porto fuori, la donna felice si mette il